Dunque, un ringraziamento assolutamente a Giacomo Vi, che tra l'altro con questa presentazione dà veramente molti spunti da cui partire, a cui ricollegarsi. Allora, innanzitutto una piccola anticipazione che spiegherò anche perché almeno secondo me, perché poi ogni libro va interpretato e anch'io come editore lo interpreto, ma anche come lettore, spiegherò perché è indigesto l'ultimo testo. Un'altra notazione che tengo molto a fare è che la presenza di tre testi in friulano è stato un trovarsi, se non ricordo male, anche perché noi lavoriamo moltissimo ai testi, sembra che ne abbiamo lavorato quasi 2 o 3 mesi, tra l'altro coinvolgendo anche il prefatore. Io come editore, siccome per la collana Scilla, a cui appartiene questo volume, mi proietto nel territorio nazionale, abbiamo una distribuzione difficile, però riusciamo ad averla, su tutto il territorio, Roma, Torino, Milano, Napoli, qualcosina anche. Per cui ecco, i particolarismi, i dialetti sostanzialmente con difficoltà li accetto, perché capirete bene che portare un libro a Roma con un dialetto di Chiavasso Nuovo rischia di essere difficilmente comprensibile. Per cui, se non ricordo male, ma difficilmente posso sbagliare in questo caso, abbiamo pubblicato un altro libro di un ragazzo di Treviso, Alberto Trentino, un ragazzo tra l'altro molto bravo che abbiamo portato a Milano alla Casa della Poesia, nel quale abbiamo accettato un solo testo in dialetto, uno perché era particolarmente bello. Con Alvaro invece ne abbiamo scelti 3. È una presenza molto importante in questo contesto che vi sto dicendo io, proprio perché ci è parso che questo dialetto fosse appunto un dire con una coscienza, una grande coscienza pur maturanda. Diceva benissimo Giacomo Vi che aspettiamo un secondo libro. Perché aspettiamo un secondo libro? Probabilmente Giacomo poi mi correggerà, però l'impressione che ho io è che la scuola, perché sostanzialmente noi la poesia la viviamo a scuola, dopo abbiamo qualche lettura così, però a parte i pochi appassionati, sostanzialmente l'idea di ciò che è la poesia, questa idea pesante e brutta, è ciò che purtroppo ci danno a scuola ci dicono che la poesia è il libro in sé. Ma in realtà non è così, guardate, perché la poesia è il poeta, è ciò che il poeta nella sua vita scrive, è ciò che il continuum dei suoi libri ha influenza sul territorio. Per cui un libro è soltanto un passo di tutto un cammino, tanto più che chi scrive, e sono sicuro che Alvaro questo lo sa bene, pubblicare un libro, signori, non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Perché pubblicare, proprio etimologicamente, vuol dire portare alle persone. Alvaro vi porta un suo primo passo, un passo importante. Io per dire qualcosa di questo volume ci ho riflettuto molto e ho scelto di essere, adesso forse mi do un po' l'alzato sui piedi, un po' scolastico. Perché? Perché vorrei darvi gli strumenti per poterlo leggere, ma strumenti molto semplici, guardate, tanto più che ho chiesto anche una lavagna. Sembra un po' banale, però mi sembra che emergano dei concetti interessanti su cui poi anche Alvaro probabilmente dirà qualcosa. Di solito non si fa così durante le presentazioni, però questo mi pareva sia l'operasse. Allora, Giacomo Vite molto bene ha detto che ci sono 2 opposti e poi un mezzo. E gli opposti sono evidenti, fin dal titolo, fulmini e cotone. Cos'è il fulmine? Il fulmine è un lampo improvviso, violento, una luce e va via, qualcosa di dinamico. Cos'è il cotone invece? Il cotone è una cosa statica, dolce, morbida, sta ferma lì. Quindi veramente 2 opposti, una dicotomia tra 2 punti, tra la violenza e la pace. Ma tutto il libro, signori, ha questa dicotomia, questa presenza, questa compresenza, coesistenza di 2 elementi che non vanno molto d'accordo. Perché violenza e pace non vanno d'accordo. E me li sono segnati. Allora abbiamo Petti Rossi e Briciole a pagina 16. Sì, tenete conto che ce ne sono 12, almeno quelle che mi sono parse più evidenti, su 26 testi. Quindi quasi la metà dei testi gioca appunto sulla compresenza degli opposti. Dicevo, Petti Rossi e Briciole. Vi leggerò anche qualcosina, perché è anche bello sentirlo.
Un pettirosso saltella da un rametto a un davanzale in cerca di rare e sfortunate briciole. Come pettirossi ci sentiamo, come briciole esistiamo. I pettirossi sono ciò che mangiano, coloro che mangiano le briciole, coloro che vengono mangiate, quindi due opposti. Poche pagine dopo abbiamo profumo e spina. Pagina 19. E quando prenderete il libro e lo leggerete, sottolineate questi elementi. Profumo e tenue felicità nell'aria. Una cosa profumata, eterea, che tu delle rose non hai, solo le spine. Vulnerabile vincitore, pagina 21. Palesemente vulnerabile, e poche righe dopo, potenzialmente vincitore. Sempre gli opposti. Pagina 24. Dolcezza rassicurante. A insegnare questa vita di lacrime trattenute, spilli eterni sul cuore. Sentite come la dolcezza rassicurante, spilli eterni sul cuore. E qua cominciamo a sentire una certa musicalità. La dolcezza rassicurante, anche foneticamente tranquillo, rassicurante, appunto, sereno. Spilli eterni sul cuore, forte, la R è mangiata proprio. Sperare e illudersi, una dualità ancora più forte, a pagina 28. E così ogni mattina e così ogni sera. Sperare non costa nulla, è l'illudersi che presenta il conto. Qui addirittura abbiamo sperare e illudersi, un verso dopo l'altro, assolutamente. Quindi un parallelo, un dire queste due cose coesistono, che sono poi una presenza nella vita di Alvaro, è evidente questo. Resistenza e lacrime, un altro elemento molto molto forte. La resistenza, lo sappiamo tutti cos'è, un resistere anche al piangere, le lacrime è un cedere. Sbuffo, socchiudo gli occhi e dopo una finta resistenza mi lascio appena andare a un paio di lacrime. Pagina 31, tra l'altro questo qua è tutto il testo che gioca su questo dualismo. Specchio. E m'appari come una frescura di bosco, dal profumo che inebria, dal colore che ristora, dal suono che rigenera. Ma laggiù in fondo, a te, non sei che un albero cavo. Questo è già più fine, secondo me, perché profumo, colore, suono, è un pieno. Il profumo riempie, il colore è un qualcosa che riempie lo spazio, il suono non è il silenzio, è qualcosa che riempie l'aria. L'albero com'è, signori? Cavo. Quindi completamente opposti. Ancora, perché poi l'iter del libro sottolinea sempre di più. Scusate, ma tenere sia il microfono che il libro non è molto semplice. In troppo poco, troppo, parentesi, poco, fin dal titolo. Sei un crisantemo sbocciato su una tomba che non ti appartiene. E come un colpo di tosse verrà scacciato il nostro raffreddato amore. Perché splendi troppo, o forse troppo poco. Andando avanti abbiamo un sembriamo, siamo. Pagina 37. Ciò che sembriamo tutti lo vedono, ciò che siamo pochi lo sentono. Ancora, poi adesso non leggo ancora, ma abbiamo pagina 38, luce accesa e cuore che si spegne. E l'ultima, che è particolarmente la penultima, che poi scopriremo di particolarissima importanza, che è Raptus, dice: urlo, mi dimeno, e poi torna il silenzio a raccontarti. Un urlare è un silenzio. Questa dicotomia quindi è sempre presente, questi testi vanno letti appunto sottolineando, comprendendo che sono testi in tensione fra due punti. Poi mi sono anche in qualche modo divertito a, come diceva appunto Giacomo, a cercare le parole chiave di questo libro, parole chiave che sono parole ricorrenti, ma anche le tematiche ricorrenti. Quindi cosa andiamo a cercare, cosa leggiamo di questo volume? E ho... qui vedete già graficamente quante è presente, quante sono appunto queste dicotomie.
abbiamo le tematiche e le parole chiave. Allora, questa è di particolare importanza, per quanto possa sembrare molto semplice, però i testi che parlano di amore, ho semplicemente messo i vari numeri di pagine. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I testi che parlano della scrittura, 1, a pagina 18, che tra l'altro vi leggo se non vuole leggerlo Alvaro, che è anche molto bello, è l'unico che parla della scrittura. Carta assorbente, che tra l'altro riferito alla scrittura dice tutto. Di nuovo addosso a te, maledetto foglio bianco, provandoti con la matita scarna, quella sorta di impossibilità che sento a estrisencare in un istante. Te ne stai qui, povero foglio bianco, attendendo che presto m'acquieti lo sfogo di sparute energie. Già, soffrire ti farà ben poco. Tra breve riposerai, dolce foglio bianco, come io sono destinato a fare, ridestandoci comunque con la spaesata certezza di ritrovarci ancora. Poi le poesie sul vivere, ne leggo anche una. Beh, la prima è sotto quella in dialetto, l'ha già letto, è già letta Giacomo Vite. Briciole pettirossi, ecco, l'abbiamo già citata prima per la dicotomia. Un pettirosso saltella da un rametto a un davanzale, in cerca di rare e sfortunate briciole. Come pettirosse ci sentiamo, come briciole esistiamo, pur senza capire quale sia la condizione migliore. Un parlare della vita, non della vita come concetto astratto, ma dell'esistere, vivere qui e ora. Che cos'è questo vivere? In questo contesto, in questo luogo, possiamo ben immaginare qui a Cavasso o in tutti i luoghi in cui, ma in particolar modo a Cavasso immagino, anche perché nella nota Alvaro ha sottolineato che è tornato qui dopo gli studi per vivere e raccontare ciò che è il suo luogo di nascita. E signori, vedete che i testi che parlano del vivere sono veramente tantissimi. Sono la quasi totalità del libro parla del vivere. E i testi, perché poi uno degli incappi in cui si può cadere leggendo questo libro, proprio per la dicotomia, è che sia un libro di polemica. C'è molta disillusione. La disillusione può far pensare a un animo che vuole querelare un male. In realtà, se poi noi andiamo a leggere, ce n'è uno solo. A pagina 33, che anche questo vi leggo, che è l'unico testo di polemica, l'unico testo in qualche modo violento, aggressivo rispetto ai concetti. E si intitola, non per nulla, Sforbiciate. I nostri pensieri, simili ad anelli di forbice, se tra loro lontani mai più taglieranno il nastro del confronto, ma solo avvicinandosi, potranno sacciare ricami di verità da appendere sui pregiudizi degli uomini di carta. Un testo forte, un testo polemico, è la disillusione che dice no, io reagisco, però è l'unico, signori, uno solo, perché la maggior parte parla della vita. Questo guardando le tematiche, a che mi sono chiesto allora le parole ricorrenti per capire un po' meglio perché parla solo del vivere. Sono andato a cercarmi le parole che riguardassero la fisicità. E anche qua farò un appunto molto interessante che forse Alvaro non ha nemmeno coscienza. Perché la poesia è sempre un'espressione... Io fino ad ora non ho la coscienza di niente di quello che sta dicendo. Quindi è una buona cosa. Spero comunque che sia perfetto. Allora, della fisicità, ciò che parla appunto di mani, denti, bocca, testa, capelli, qualunque cosa facesse riferimento alla fisicità, qualunque termine. Paesaggio, e qua mi sono anche segnato le parole. Quando parla di pioggia, quando cita pioggia, fiore, ramo, erba, sasso, cielo e sole, va bene. E in ultimo, la parola cuore, quante volte ricorre. E signori, guardate, sulla fisicità abbiamo 8 testi. Il cuore viene citato 8 volte, il paesaggio, signori, guardate quante volte viene citato. Quindi questo è un libro che parla del vivere e del paesaggio. Parla del vivere qui, in questo paesaggio.
E faccio anche un appunto sul titolo. Anche questo probabilmente è una di quelle cose inconsce che portano. Fulmini e cotone, signori, cosa vi fa venire in mente? Ma qua spero di non sbagliare, però mi sembra una cosa carina. Fulmini, signori, qui da noi sappiamo tutti che piove sempre, i temporali non ci mancano. I fulmini ci sono, abbiamo coscienza fin da piccoli dei fulmini. Il cotone, guardate caso, qua abbiamo delle filature, abbiamo moltissime filature, abbiamo Vivaro, Agnago, Montereale e Travesio. Quindi un cotone, una presenza culturale della fibra, quindi con qualcosa del paesaggio. Cuore, amore, perché queste sono simili, molte volte si ripetono. Abbiamo 17, poi c'è 19, 26. Questo cosa vuol dire, signori? Che l'amore non si riferisce a una donna, è un amore vissuto verso tutti, verso la madre, verso un amico, verso anche una donna. Ma perché verso tutti? Perché parla del proprio cuore. Non dice tu donna sei bella, parla sempre il mio cuore prova questo. Quindi è un esame del sentimento che si lega alla felicità. E qua è una cosa che ho trovato molto interessante, come dicevo, forse questo Alvaro non è coscienza, perché la fisicità di Alvaro, e questa è una cosa innegabile, passa attraverso una zona ben definita del proprio fisico, la parte della bocca. Perché dico questo? Allora, pagina 20, fisicità, pagina 21. Palesemente vulnerabile, difficilmente domo, probabilmente sconfitto, potenzialmente vincitore, e comunque non senza aver stretto i miei poveri denti. Pagina 22, signori. Vampate di voragini, sorde, lucide, avvilenti, mi costringono gli occhi in basso a deglutire, quindi sempre l'apparato digerente. Quel poco che posso, di quel poco che resta. Pagina 25. Rintanato, simile a lupo tra cani attento, digrignando tempo e denti consumo. Pagina 30. Li voglio proprio far sentire tutti, perché è veramente molto forte questo senso dell'apparato digerente. Legato a te, non parli di piedi, non parli di testa, non parli di mano, parli sempre del tuo apparato digerente. Sbuffo, se chiudo gli occhi, qua parliamo di occhi, ho sbagliato su questo. Sbuffo, ecco perché l'ho segnato. Sbuffo, sbuffare si fa con la bocca, la signorina ha capito molto bene. 36. Che non ti appartiene, è come un colpo di tosse, verrà scacciato il nostro raffreddato amore. E qua cominciamo già a capire in questo testo che questa fisicità che si lega a questa parte del corpo viene legata all'amore. Quasi in qualche modo si ami con la bocca. E questo è bellissimo perché si ama col cuore, si ama col sesso, si ama con le mani, si ama con gli occhi, ma amare con la bocca mi sembra una cosa particolare. E l'ultimo, signori, ed è questo per cui vi dicevo l'ultimo testo perché è indigesto il titolo, mal di stomaco eppure non ho mangiato nulla. Ed è per questo che questo testo si chiama indigesto, perché parla di questa fisicità che è tutta in questa parte, signori, per cui ha veramente molta importanza questo termine indigesto e diventa molto poetico perché diventa molto onesto, molto vero. Signori, una delle cose che più si chiedono a un poeta non è quello di scrivere grandissime cose. Non tutti sono dei Dante che scrivono la Divina Commedia. Non quello di essere estremamente bravi. E non tutti lo sono in tutta la vita. Abbiamo un esempio del citato Montale che inizia con un grandissimo Montale. A tutt'oggi il secondo Montale viene ancora discusso. Non voglio dire criticato. Ma di essere onesto, di dire la verità di sé. Perché solo sulla base di una verità si può dire qualcosa agli altri. E questa verità, dice Alvaro, dice la verità del sé, la verità che ama in qualche modo con questa parte del corpo. Ama con questa parte del corpo e vive in questo paesaggio. Chiudo questo mio discorso facendo, ecco, un discorso tra l'inizio e la fine. Prima vi dicevo che un libro inizia con una copertina e finisce con una quarta di copertina. Questa è una metafora, ovviamente, perché in realtà il libro inizia col primo testo
e finisce con l'ultimo. E questo libro vuole avere, ha una particolarità. Inizia con il primo e finisce con il penultimo testo, non con l'ultimo. L'ultimo testo è una sorta di post-scriptum. Allora, come vi ho spiegato prima, c'è questa dicotomia. Riusciamo a girarla. C'è questa dicotomia fortissima. Su 26 testi, guardate quanti ce ne sono. Quanti testi dicono? 12 testi che dicono ci sono questi opposti. La cosa iniziale, a pagina 15, io la leggerò in italiano, la rileggerò, perché a fronte di questo discorso forse vi sarà un attimino più chiara. Piove sulla mia testa e piove anche sul mio cuore. Corro verso portici cercando di trovare riparo, con gli occhi piegati sull'asfalto, martellato di pioggia. E lì la mia testa, seppure bagnata, trova sollievo. Trova sollievo. In quel posto dove c'è la pioggia, il paesaggio, trova sollievo. Il primo elemento della dicotomia, degli opposti. Ma è sul mio cuore, sotto portoni dal profumo antico, che non smette di piovere. Quindi questa è la legge di congiunzione, signori, della dicotomia. Da qua parte. Dall'essere in questo paesaggio, vedi fuori e nel cuore vivi la dicotomia. E il libro parte da questo anello di congiunzione e si amplia, si amplifica. Fa questo discorso qui, signori. Ed è quello che diceva Giacomo Vite. Ci sono gli opposti e c'è un mezzo. Questo mezzo finisce perché, come dicevo, c'è questa fine. Finisce nella penultima pagina, 39, poi ho finito, spero di non annoiarvi, in cui la poesia dice Rappus, urlo, mi dimeno, e poi torna in silenzio a raccontarti. Urlo, mi dimeno, e poi torna in silenzio. L'altro opposto, a cosa fare, signori? A raccontarti. Dall'attenzione di questi opposti, da questa dicotomia che nata in un paesaggio, nasce la voglia di scrivere. Perché raccontare è fare poesia. La poesia racconta qualcosa, dice qualcosa. E l'ultimo testo, come dicevo prima, Indigesto, esplora come un post-scriptum necessario, ne ha bisogno l'autore, il concetto di fisicità, appunto, indigesto. E parla d'amore. E con questo lascerei la parola a, che ha già sottolineato qualche elemento, ad Alvaro, che ci leggerà qualche cosa. Grazie. Sto applaudendo perché ha finito di parlare. No, io intanto ho fatto un appunto, ho letto tutto, non sono comprata più niente. Era meglio se leggere un po' meno e lasciare un po' di suspense. Comunque ringrazio Alessandro, perché in effetti certe cose su quello che ho scritto mi erano sì e no chiare, perché tante volte si scrive di getto, no? E quindi può restare sospeso il significato. L'aspetto delle differenze così sostanziali tra alcuni termini, per esempio, vederlo così mi fa un effetto abbastanza forte. Ecco, io due cose dico, io sono molto emozionato perché vedere così tanti, il mio paese è una soddisfazione enorme. Io e mio fratello Loriano, che lui ha detto non citarmi per favore, ma mi tocca, mi ha fatto qualche puntatina in altre regioni, ma l'emozione non è mai stata così grande come essere qua, vedervi così tanti, e di questo sono emozionato e vi ringrazio tanto. La seconda cosa è che nessuno si sogni di uscire senza aver comprato il libro, perché un po' ci vuole anche un lato commerciale, però ci sono due, ho già piazzato fuori la porta un paio di personaggi ben grossi che non mi faranno acquisizione prima. Ringrazio, scherzi a parte, ringrazio l'amministrazione di Calasso Nuovo, del sindaco, gli assessori che vengono tutti presenti, e questo mi dà ancora più soddisfazione. Il sindaco nel frattempo mi pare che se ne sia andato. Ringrazio Massimo Milanese, assessore della cultura di Maniago, anche perché io ci tenevo la sua presenza, perché con lui un paio di anni fa abbiamo iniziato, ci ha dato l'opportunità di presentare la nostra mostra nell'ambito di Maniago, della Notte Bianca di Maniago,
che è stata un'ottima vetrina e di questo sono stato molto felice e lo ringrazio pubblicamente, perché poi anche lui poco tempo fa ha richiamato sulle pagine dei giornali l'importanza anche di scrivere in friulano, di conservare questa nostra tradizione culturale, anche se pian piano in famiglia non si parla più, si tende quasi a vedere come una sorta di, non dico uno che parla friulano sia considerato a margine, un po' sfigato se mi passa del termine. Tra i giovani vedo che è così, i giovani non parlano friulano, se ti sono parlato friulano si sono quasi contrariati da questo aspetto. Invece secondo me il friulano per certi versi, certe parole in italiano non rende l'idea come può rendere l'idea in friulano. Non spiegare in friulano un sentimento secondo me non ha paragoni se viene spiegato in italiano. Per questo anche l'inserimento di tre poesie in tal senso all'interno della raccolta è stato voluto. Primo perché io sono friulano, dobbiamo essere contenti di essere friulani, non bisogna sempre pensare che il friulano è quello posto lassù verso i confini orientali, e capaci solo magari nelle altre regioni, veniamo considerati come grandi bestemmiatori, grandi lavoratori e poco di più. Invece non è vero, negli ultimi anni al premio Viareggio, più importante in Italia, l'anno scorso ha vinto Cappello, quest'anno in finale ci sono la Valle d'Ugo di Meduna, tra altre cose, c'è Villalta, quindi ci vengono a dire ancora che siamo caproni, capaci solo magari a lavorare, non è vero assolutamente. Poi c'è qua Vit, che io sono molto contento che mi abbia fatto la prefazione. Se leggete alcune, come vi consiglio, alcune sue poesie, sono molto legate al nostro territorio. C'è una bellissima di Sopar che lavora nel cortile, cerca di... Vi sarà capitato voi tutti di vedere una persona anziana nel cortile che cerca di trarre qua un pezzo di ferro, una carriola, e passare anche la giornata. Questo significa che abbiamo una capacità di osservazione, poi forse... sviluppata nel corso della storia, perché qui siamo stati oggetto di tante devastazioni e tante conquiste, ma forse essere oggetto di devastazioni e tante conquiste, alla fine abbiamo preso un po' quel buono che ci ha portato tutti quanti. Si dice sempre che il friulano, altra cosa secondo me non vera, è solo cioè difficilmente si apre il cuore, invece io da quello che vedo il friulano si apre volentieri. Non ha molte remore da aprirsi, si apre però non con tutti, con quelli che lo meritano, forse qua c'è la differenza rispetto ad altre popolazioni. Ecco, io nient'altro da dire, se non ribadire appunto che sono felice di questa serata e che vi ringrazio tanto. Non mi dilungo oltre, anche perché sono vino va diventa caldo. Una poesia. Ecco, vi leggo una poesia. Ecco, leggo una poesia dedicata a mia mamma, perché stamattina, quando io avevo creato delle pizze per stasera, ho detto mamma ci penso io. Mia mamma non aveva sentito, ci ha pensato anche lei. Allora abbiamo detto, lo vedo stamattina, ascolta, mangeremo pizze tutta la notte, tutta la settimana. Allora un po' mi sono infastidito, anche complice un po' il lavoro, e quando c'è lavoro, quando si hanno queste magari anche queste incombenze a livello di presentazione, non si è molto tranquilli, e le ho un po' sbattuto il telefono, adesso mi faccio perdonare leggendo una poesia dedicata alla mamma. Grazie. Dolcezza rassicurante a insegnare questa vita di lacrime trattenute, spille eterne sul cuore.
Guardo ancora al cielo, urlando quelle stelle, l'unico orgoglio mio di essere figlio tuo. Grazie. Alessandro, mi suggerisce di leggere qualcos'altro. Facciamo uno sforzo. Io non sono un amante della lettura, però visto che siete venuti qua, se avete avuto libro, così imparate. Leggo, io mi ero segnato, poi fra altre cose sono state già lette. Ecco, leggo quella a cui sono più affezionato, e questa l'ho scritta in un momento in cui mi sono comunicato, capita, no? Ci si vede dall'esterno, si riesce a uscire da sé e vedersi come se io fossi tutto lì mi possa vedere adesso. E questa poesia l'ho scritta proprio in quel momento, istantanea si chiama, mi era sembrato vedere una foto e di conseguenza ho scritto questo. Annusato nel naufragio del vento, di lontani prati il profumo. Racimolato da ciò che sento, un pensiero, sangue fattosi grumo. Accovacciato a voler venire un lamento, come di nebbia sulla pianura il fumo. Rintanato, simile a lupo tra cane attento, digrignando tempo e denti consumo. Prima di chiudere, se c'è qualche domanda, come dicevo... No. Va bene, ci siamo dilungati troppo. Allora, il libro è appunto disponibile al banchetto e ci sarà anche un piccolo rinfresco. Vi ringrazio molto.